Allora, oggi faremo quattro ricette per festeggiare il Natale 2021. Quindi vi proporrò quattro ricette per preparare il pranzo di Natale. Allora, buongiorno. Oggi faremo degli ziti con il ragù con salsiccia e marsala. Allora, gli ingredienti per fare questa pasta, intanto gli ziti, eccoli qua, ziti, poi aglio, cipolla, carota, sedano, pomodoro pelato, 2 bicchieri di latte, calcolate che ci va mezzo litro di latte, un cucchiaino di zucchero, sale, pepe. Allora, si soffrigge la cipolla, l'aglio insieme alla carota, poi si mette la salsiccia, si fa soffriggere tutto. Poi mettiamo un bicchierino di marsala, e poi fate evaporare e poi aggiungete il pomodoro pelato. Insieme a un cucchiaino di zucchero, salate, pepate e poi, dopo un'ora di cottura, aggiungete un po' alla volta il latte, tanto la cottura di questo ragù è lunga, ci vogliono almeno 4 ore. Quando poi logicamente bisogna fare la besciamella, no? Quindi ci metteremo a fare la besciamella con burro, latte, farina, un po' di cannella e poi quando gli ziti saranno non troppo cotti, li scenderemo, li metteremo in una teglia, metteremo anche un po' di mozzarella e poi metteremo anche del formaggio sopra e poi inforneremo. Che siamo a metà cottura, abbiamo aggiunto dei piselli. Allora, la nostra besciamella è pronta. Latte, burro, cannella, un po' di farina, un pizzico di sale. E la nostra besciamella è pronta. Allora, abbiamo terminato gli strati, abbiamo finito con la mozzarella e il parmigiano reggiano. Adesso inforniamo 180 gradi per 25 minuti. Oggi faremo un arrosto un po' particolare. Diciamo che non l'ho mai visto da nessuna parte, comunque lo faccio io. Allora, prendiamo un pezzo di arrosto di maiale, lo apriamo in diversi punti, 2 o 3 punti, e mettiamo un po' di lardo dentro. Quindi lo tagliamo, però non tutto, in modo che lo apriamo così. Gli aromi, aglio e cipolla, abbiamo preparato già il brodo per quanto riguarda l'arrosto e poi metteremo delle patate e dei piselli. Quindi facciamo un arrosto al lardo con patate e piselli. Allora abbiamo legato il nostro arrosto, qui ci sono tutte le spezie che adesso metteremo sull'arrosto. Intanto qui c'è il brodo pronto per aggiungerlo all'arrosto. Facciamo rosolare aglio e cipolla. Aggiungiamo un po' di sedano e una carota. Ci sono le patate e i piselli che adopereremo e poi adopereremo anche un po' di pomodori pelati. Abbiamo messo tutti i sapori nel nostro arrosto. Qui facciamo rosolare la cipolla, l'aglio, le carote e il sedano.
Intanto qua ci sono i sarmal che mia moglie ha fatto, sarmal. Questo è il brodo che ci servirà e andiamo avanti. Allora abbiamo preso la cipolla, l'aglio, insomma tutto il soffritto e l'abbiamo tolto. E nel tegame, nella pentola, mettiamo l'arrosto, che lo facciamo rosolare da tutte le parti, e poi metteremo il vino. Ed ecco il nostro piatto finito, il nostro arrosto con piselli, patate al lardo. Buon appetito a tutti dal gruppo Cucina Nazionale e Internazionale, con video e ricette. Faremo lo zampone con le lenticchie. Quindi lo zampone lo abbiamo sommerso con l'acqua, quindi adesso lo facciamo cucinare per un paio d'ore. Appena l'acqua bolle abbassiamo la fiamma. Intanto qui abbiamo messo cipolla, carote e sedano. Abbiamo usato della radice di sedano perché non aveva a portata di mano il sedano. Quindi una volta che abbiamo fatto rosolare questo composto per almeno 8 minuti, 10 minuti, aggiungeremo sale, pepe, insomma i gusti che volete. Poi metteremo le lenticchie, le faremo andare avanti per 5 minuti così, e poi metteremo l'acqua, copriremo con l'acqua e faremo cucinare tutto insieme. Tra poco aggiungeremo mezzo bicchiere di spumante, questo è quello che abbiamo aperto, mezzo bicchiere, facciamo evaporare, poi aggiungeremo questi pomodorini, 5-6 pomodorini, e faremo cucinare. Quindi abbiamo messo lo spumante, adesso facciamo evaporare e poi aggiungeremo i pomodori prima, e dopo un paio di minuti metteremo le lenticchie. Ed ecco il nostro zampone, veramente buono, eh? Fate la prova con un po' di spumante come ho fatto io, che ha un gusto veramente troppo buono. È da provare. Zampone con lenticchie allo spumante. Una banana, una mela e una pera, e le faremo fritte. Faremo una pastella con della farina, dello zucchero, metteremo 3 cucchiai di zucchero, un po' di farina, un uovo e poi un po' d'acqua. Faremo una pastella, poi puliremo la banana, la mela, la pera, le taglieremo a fette, le immergiamo in questa scodella con la pastella e poi le friggiamo. Allora abbiamo aggiunto anche un po' d'acqua, adesso vedete che è bello liquido, poi aggiungiamo un pizzico, ma un pizzico di pan degli angeli, di lievito pan degli angeli, ecco, basta già così. Quindi abbiamo messo un uovo, abbiamo messo della farina, mezzo bicchiere di latte e 3 cucchiai di zucchero. Poi quando abbiamo fritto
mela e banana, metteremo sopra un po' di zucchero vanigliato. Ed ecco le nostre pere, mele e la banana sono fritte. Abbiamo messo un po' di zucchero a velo e sono pronte. Ed è buona. Perché buttare le cose? Niente, non si butta niente. Questa era la ricetta, la banana, una pera e una mela. Con la pastella che è avanzata, perché qui non si butta niente, l'abbiamo fritta ed è buona. Perché buttare le cose? Niente, non si butta niente. Questa era la ricetta, banana, una pera e una mela. Per fare più o meno 500-600 ml di panna, quindi mezzo chilo di panna, utilizzeremo 100, 200 di latte. 400 di panna, poi ci va un po' di estratto o vaniglia oppure limone o qualsiasi altra cosa. Ci vanno 8 grammi di fogli di colla di pesce. Poi bisogna vedere come la volete fare. Allora, abbiamo fatto già il primo strato di panna cotta, lo mettiamo a raffreddare. Abbiamo messo caffè, abbiamo messo l'amido di mais, abbiamo messo lo zucchero, abbiamo messo anche la colla di pesce, una cotta rosa, cioè abbiamo fatto quella a caffè, quella bianca, questa sta raffreddando, adesso faremo questa rosa e qui faremo quella blu. Cosa viene? Ed ecco la nostra panna cotta multicolore che è finita. Adesso la presentiamo in un piattino. Facciamo una crema con la panna, un po' di zucchero e poi aggiungeremo il mascarpone. Abbiamo tagliato il panettone a fette. Il coperchio lo lasciamo, che lo mettiamo sopra perché c'è anche la cioccolata. Ok? Quindi mettiamo la crema, poi mettiamo un po' di canditi, poi mettiamo.